Dopo Movieland siamo venuti anche a Gardaland a provare l'Halloween 2022, ma già vi dico che siamo molto delusi e soprattutto che questo sarà un video tra virgolette incazzatura, perché praticamente c'è più gente oggi, che è 23 ottobre 2022, quindi settimana prima di Halloween, che quando siamo venuti ad agosto, che era il 25 agosto. Oltretutto una gestione sempre pessima da parte di Gardaland, praticamente ci sono circa mezz'ora di coda per acquistare i biglietti fuori, 40 minuti. 40 minuti più almeno un'ora per entrare, quindi considerate questo. Noi siamo entrati, è mezzogiorno e mezza, ovviamente... Ma tempo troppo col treno, andiamo via. Ovviamente per questioni di tempo, ciao. Dato che ieri siamo stati a Movieland, comunque verso le 5 dobbiamo andare via, quindi sarà una giornata abbastanza corta, però proverò comunque a mostrarvi, ecco, le novità che ci sono qui a Gardaland per Halloween. Il confronto con Movieland sarà molto difficile, perché se avete visto il video avrete visto quanto ne ho parlato bene, proprio perché c'è stata un'attenzione nei dettagli da parte di Movieland veramente alta, e qua a Gardaland già sto vedendo che c'è qualche barile con dei zombie conficcati dentro e dei pali con scritto che è Halloween. Ma purtroppo il problema di Gardaland è che loro fanno entrare chiunque, cioè non ci sono limiti. E ovviamente poi all'interno si crea una situazione che è questa, che praticamente c'è una marea di gente per acquistare i fast pass, e ovviamente poi anche le code dei fast pass vanno a quel paese perché sono piene. Ovviamente gli operatori giustamente danno priorità a chi ha acquistato il fast pass, dato che insomma se lo fanno pagare veramente tanto, quindi ovviamente le code vanno a super rilento. Ci sono dei chioschi per mangiare, diciamo, come street food, anche se non c'è nulla di speciale per Halloween, sono praticamente dei panini. 1, 2, 3, 4. Allora, stiamo qui a mangiare al saloon, perché tanto è tempo che siamo entrati, si è fatta ora di pranzo. Sì, c'è questa pizza mannara, che non capisco cosa sia, però sembra interessante. Questo allora, stile. Siamo qui a mangiare al saloon, devo dire che è abbastanza anche tematizzato per Halloween, non me l'aspettavo, che sarebbe stato tematizzato anche il ristorante, ci sta, è carino. Anche le tovaglie, e c'è la pizza speciale, la pizza mandara. Oh, per fortuna sono arrivate le patatine, intanto almeno mangiamo qualcosa. Comunque ad agosto i biglietti costavano 49 euro, oggi abbiamo pagato 56 euro a testa, quindi in realtà sono aumentati. Allora, è arrivata la pizza, sono 100% le solite pizze congelate, però è buona. Devo dire, è un accostamento buono, nel senso ci sta bene. Ovviamente fatta col forno a legna sarebbe tutto diverso, però la sua invece com'è? Ma a parte scherzo, i funghi mi piacciono, ma è buono. Dai, sono accettabili. Di sale, ma adesso sono rompiballe io. Allora, siamo entrati, abbiamo solo mangiato, e questa è la quota per prendere i saltacoda, che ovviamente dovremo prendere per forza, perché altrimenti non riusciamo neanche a fare un'attrazione. Ora mi va bene sfruttare questi punti tipo inutilizzati come la foresta incantata, ma sinceramente leggere foresta maledetta e vedere il cappello delle fiabe è abbastanza strano, ecco. Ricollegandomi al discorso di prima per quanto riguarda i fast pass, purtroppo ecco qui si viene a creare una situazione per la quale la maggior parte delle persone già pagano un ingresso che comunque è bello importante, comunque 50 euro, e poi si ritrovano che se non possono acquistare appunto dei fast pass non possono far niente. Ma ovviamente io mi immagino una persona che lavora, comunque viene con 3-4 bambini, già se spendi 50 euro a persona, ovviamente non può permettersi di spendere tutti questi soldi. Cioè. Allora, stiamo andando a vedere da quest'altro lato per prendere i fast pass, perché di là, nell'area Rio Bravo, si crea sempre una situazione, cioè una fila esagerata, perché c'è, diciamo, una vicinanza di tante attrazioni. Dai, la facciata di Jumanji per fortuna è ancora in condizioni, sempre con queste piante finte orribili. Per fortuna le fontane orribili, cioè a vista così. Sì, stanno fuori dall'acqua. Allora per fortuna ancora vanno, ma aspettavo le togliessero a un certo punto. Vai.
diciamo che tutto sommato, a parte i 120 minuti di coda che ci sono sempre ormai, comunque in questo periodo di Halloween Gardaland è aperto tutti i weekend, però fino alle 7, mentre la prossima settimana era fino alle 24. Aspetta, non è cioè sabato no, è fino alle 8, domenica fino alle 7, okay. Il venerdì è dalle 5 alle 22. Se vuoi do un occhio. Il venerdì dalle 5? Dalle 5 alle 22. Ah, solo il serale? Solo il serale. Ok. Però la prossima settimana in realtà c'è anche il DJ set e settimana sarà il 31 fino a mezzanotte. Comunque questa è la situazione, sono le 3, siamo riusciti ad acquistare i single ride, l'abbiamo scansionato in non banno, cioè, siamo non sempre entrati da mezzogiorno, abbiamo fatto nulla. E vi segnalo oltretutto che sono chiusa, i corsari sono chiusi ancora da agosto. È chiusa anche Colorado Bot. Per me questo video è diventato un aggiornamento della situazione. Comunque qui la situazione è questa, sono tutti incappolati neri. Ok, stiamo andando a fare Raptor. Ce l'abbiamo fatta! Stiamo entrando a fare Raptor, la nostra giornata. La nostra giornata è finita, grazie per essere stati con noi, al prossimo. Oh, almeno Raptor l'abbiamo fatto. Si vede, penso. In prima fila. Io in realtà forse è la prima volta che lo facevo in prima fila, perché quest'estate mi sa che non l'abbiamo mai fatto in prima fila, ora non ricordo. Comunque, tornando all'Halloween, se volete vedere un parco veramente tematizzato per Halloween, ora non so come siano i venerdì da paura a livello di attori, però non è niente di che, nel senso, sì, è tematizzato ovviamente bene, ma non come Movieland. Allora, siamo andati all'info point a lamentarci e ovviamente a loro può fregare di meno, che vai lì e ti lamenti e fai presente tutti i problemi che ci sono. E ovviamente hanno detto che stamattina non funzionavano le pistole per scansionare i biglietti. Più lento l'ingresso perché appunto non andava la pistola. La tipa mi guarda, mi passiva e mi fa: no, non rimborsiamo, politiche del parco. Basta, fine. Lei aveva già concluso il suo operato. No, no, dico, ma altro, che customer care, ma nel senso, almeno ci dispiace, almeno però purtroppo non... Almeno i single ride, dato che abbiamo atteso, io l'ho fatto vedere le situazioni, abbiamo atteso un sacco di tempo, ora abbiamo finito di far Raptor e ora che, insomma, tra pochissimo ce ne dobbiamo andare, quindi non riusciamo manco ad utilizzarli. Tu sei quasi obbligato in queste situazioni che sono, è vero, straordinarie e generalmente relegate al weekend. Infatti non consigliamo mai di venire nei weekend ai parchi per questo motivo qua. Sei costretto a pagare di più, di fatto il biglietto d'ingresso. Non è che ad Halloween apre solo il weekend. Se tu prendi solo il biglietto d'ingresso, ti fai quelle 3-4 giostre in una giornata intera, non metà giornata, in una giornata intera. Poi hai magari anche il tempo di andare a mangiare, forse di vederti uno show, ma forse, e basta. Comunque Oblivion, mi auguro abbiano chiuso la coda normale. La coda normale, 75 minuti. La coda invece con il fast pass 60. Allora, penso che questo sia stato uno dei video più brevi e più incazzosi e sia senza stata senso. Una delle giornate più brutte. E ogni tanto, non lo so, io la penso così ci sta a portare la realtà. Cioè, questa era la nostra giornata a disposizione dopo quella di ieri a Movieland. Oggi ci eravamo presi questo giorno per realizzare il video dedicato a Gardan. Questa è la verità, non stiamo mostrando niente di diverso dalla realtà. A livello di Halloween, ecco, qualcosa l'abbiamo mostrata mentre che avevamo poco tempo per fare tutto il resto e soprattutto per incazzarci. Comunque, io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nuovi video sicuramente migliori di questo. Lasciate un like, condividete e io vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ragazzi.